L'Almanacco della Fede di Padre Livio. Anche oggi incominciamo con il nostro pensiero spirituale che oggi vorrei dedicare proprio anche allo spunto che ci ha dato la Madonna nel messaggio dell'ultimo messaggio. La Madonna ci ha appunto ha fatto riferimento alla festa dei Santi e ci ha detto appunto di imitare i loro esempi sulla via della santità. Allora, prendo questo spunto, cari amici, per rifare una riflessione con voi sull'importanza del buon esempio nella vita, cioè sull'importanza che ha il buon esempio sulla vita degli altri. E questo è un dato, diciamo così, che noi conosciamo per la nostra esperienza, però è anche, fa parte della cultura mondiale, la cultura dei popoli. Infatti, uno dei detti proprio anche dei pagani, dice proprio exempla traunt, cioè gli esempi trascinano, no? E ovviamente si tratta di, noi parliamo di esempi buoni, gli esempi buoni trascinano sulla via del bene. Perché? Perché gli esseri umani sono così, insomma, si guardano, si studiano e si imitano a vicenda, e purtroppo questo avviene sia per quanto riguarda il bene sia per quanto riguarda il male. Quindi il comportamento degli altri, il nostro comportamento ha un'influenza sugli altri. Può avere un'influenza negativa, se un comportamento negativo sulla via del male, diciamo, sulla via delle cattive opere, può avere un'influenza positiva se invece è sulla via del bene. Poi ovviamente dipende anche da tante circostanze, da tante situazioni diverse. Per esempio, è noto che i ragazzi, i giovani, si guardano molto fra di loro e si influenzano molto fra di loro. Per cui molte volte c'è sempre un leader che magari nel bene influenza gli altri più piccoli e magari c'è un leader che influenza anche gli altri sulla via del male. Quindi a seconda anche delle situazioni, delle età, delle circostanze, questa influenza sugli altri può essere più o meno accentuata. Allora, quello che si può notare, cari amici, è che se è vero che i buoni esempi trascinano, ed è per questo che la Madonna ci invita a imitare gli esempi dei santi, purtroppo è vero che anche i cattivi esempi trascinano. Cioè, il male, cari amici, ha una sua seduzione, una sua capacità di sedurre. Questo noi lo vediamo soprattutto nella tentazione, che è una induzione al male, nella quale il diavolo ti prospetta il male come se fosse un bene, sotto colore di bene, dice Santa Caterina da Siena, per cui diciamo, tu ne sei sedotto e ne sei trascinato. E infatti noi abbiamo molti esempi nella nostra vita, ma anche nella storia, nella società, esempi di personaggi che sono negativi, che sono perversi, che sono diabolici e che comunque hanno un grande fascino, hanno un grande potere di attrazione. Lo vediamo perfino a livello proprio dello scenario, sul palcoscenico mondiale. Noi vediamo come il palcoscenico mondiale, per esempio, sia popolato di personaggi ambigui, di personaggi che puntano al potere, all'autopotere, alla glorificazione di se stessi, al dominio, puntano alla gloria. E molte volte per raggiungere questi fini, questi obiettivi, non vadono a mezzi
e usano anche i mezzi più efferati. E vediamo, se guardiamo indietro nella nostra storia di quest'ultimo secolo, vediamo che sul palcoscenico sono apparsi molti personaggi che noi, sotto profilo, diciamo così, del giudizio cristiano, potremmo benissimo giudicare come personaggi diabolici per la loro prepotenza, per la loro ferocia, per il loro inganno, capacità di inganno, per la loro superbia. Cari amici, dobbiamo anche saper giudicare il bene e il male, così come interpretato da questa o quella persona, anche se ovviamente dobbiamo dare dei giudizi equi, ovviamente. Allora, è così, cari amici. Purtroppo siamo entrati in una fase della storia, che è questa nella quale viviamo, dove gli esempi di male si moltiplicano in un modo impressionante. Cioè, se tu prendi un radiogiornale, vedi dopo i primi 5-6 minuti, prendo dei radiogiornali delle televisioni più importanti, dopo i primi 5-6 minuti dove si parla, diciamo, della situazione internazionale, poi comincia l'elenco della cronaca nera, cioè tutto un susseguirsi di delitti efferati. Spesso, ormai da qualche mese, abbiamo visto, purtroppo è incominciata la sequenza degli accoltellamenti di giovani che ammazzano altre ragazze, è cominciata la sequenza dei coltellamenti, e quella che stupisce è che vengono ormai presentati come se fossero fatti interessanti, come se fossero cose, diciamo, di cui parlare. E per cui poi cosa succede? Succede che specialmente le menti più fragili, le psicologie più fragili ne sono impressionate, e quindi si induce a fare altrettanto, si spinge a fare altrettanto, e noi vediamo che è una sequela continua una dopo l'altra, e non c'è verso che qualcuno cominci a pensare: ma forse dovremmo stare attenti a non proporre questi fatti, questi esempi, queste situazioni che impressionano la psiche fragile e poi inducono al male, inducono ad imitare, inducono a fare lo stesso. Chi conosce la fragilità umana e poi anche la fragilità specialmente dei più giovani sa che queste influenze, queste forme di imitazione si propagano, eppure noi riempiamo i mass media di questi fatti, li analizziamo da mattina a sera, facciamo delle trasmissioni speciali, e cioè c'è oggi, in un modo esasperato, in un modo quasi complice, sembra quasi complice, un'esposizione del male a tutti i livelli, come se fosse uno spettacolo da guardare, come se fosse uno spettacolo da mangiare, quasi, di cui nutrirsi, a cui interessarsi, da approfondire. E poi cosa succede? Succede che si dilata, si diffonde e trascina le persone nell'ingranaggio della violenza, della menzogna, dell'esasperazione, della impietà. È impietà, cari amici. Per cui tu vedi dei personaggi che sono dei perfetti diavoli, espongono il male come se fosse qualcosa che loro sono riusciti a realizzare con una freddezza impressionante, ma è un panorama vastissimo nel quale, come dire, io mi chiedo quale ricaduta ha sulla società questa forma di informazione,
Questa non è una forma di informazione, questo è un intossicamento spirituale, è una deformazione morale, è un indurre al male, un indurre in tentazione. Bisogna mettere freno, cari amici. E quindi bisogna fermare il male, e fermare il male che viene diffuso con i cattivi esempi. Bisogna fermare il male col bene, cioè con i buoni esempi, cari amici. Cioè dobbiamo entrare in questa battaglia che è fra il bene e il male, e dobbiamo opporci al male, alla sua diffusione, alla sua inarrestabilità, alla sua dittatura. C'è una dittatura del male che passa anche attraverso i mass media. Bisogna opporsi col contrario, cioè con l'esempio, con la testimonianza del bene, con la testimonianza delle buone opere, con la testimonianza dei retti comportamenti, con le opere di bene che si fanno, con gli esempi di gratuità, di carità, di non violenza, di cooperazione, di carità. E questo non perché viene la televisione poi a quella televisione, viene sempre quando c'è qualcosa di cattivo, mai quando c'è qualcosa di buono. Ma noi dobbiamo farlo, perché se non si mette argine al male, questo mondo diventa un inferno. Cioè, se al male non viene opposto il bene, è il bene che fanno le persone, il bene che fanno i cuori buoni, se manca questa controreplica, questa opposizione al male, questa interdizione del male, se manca questo, cari amici, noi ormai diventiamo, assuefatti al male. Per cui siamo cattivi, ma non è che ce ne accorgiamo. Abbiamo acquisito un linguaggio, diciamo così, immorale, abbiamo acquisito comportamenti immorali, giustificazioni immorali, cioè abbiamo fatto di noi stessi delle persone pervertite che pervertono. Ma questo, cari amici, gradualmente è quello che si sta realizzando nella società, che diventa un inferno perché gli uomini diventano cattivi. Perché l'uomo, come dice appunto la Madonna, siate mia immagine e non immagine del maligno, questo avviene perché gli uomini diventano immagine del maligno, e diventando immagine del maligno influenzano gli altri su questa strada, cari amici. Quindi questa è una riflessione che ovviamente riguarda la vita personale prima di tutto, perché poi è uno di noi che deve intraprendere la battaglia. C'è la santa battaglia di essere persone buone, persone rette, persone veritiere, persone caritatevoli, persone giuste, persone pacifiche. Mi pare un'opzione questa che sia più che mai desiderabile, perché è su questa strada che poi si è diffusori di bene, si è anche diffusori di gioia e di felicità. Non è la medesima cosa essere buoni, essere cattivi. Non è la medesima cosa bere un bicchiere d'acqua fresca, un bicchiere con dentro il veleno. Non è la medesima cosa comportarsi in un modo o comportarsi in un altro. No, no. Il bene e il male, il vero e il falso, il buono e il cattivo, e tutto l'elenco che si può fare, e quindi alla cima Dio e il diavolo, sono incompatibili. E bisogna fare la scelta. Bisogna decidere a che parte stare. Ora, quello che impressiona è che c'è una degradazione generale verso il male. Perché il male non viene riconosciuto come tale. Viene riconosciuto come un'opzione della libertà, e quindi come tale va rispettato. No, no, cari amici. C'è la moralità, ciò che costruisce, ciò che è bene, ciò che fa bene, che va tutelato dalla legge, va tutelato dalla società, e c'è il resto che fa male, va combattuto. Non c'entra qui la libertà, perché anzi la libertà soffoca se stessa, uccide se stessa quando percorre la via della menzogna, la via della violenza. Per cui ci deve essere una reazione della società, di noi stessi personalmente prima di tutto, ci deve essere una reazione della società,
ci deve essere una tutela, diciamo così, del patrimonio di bene che beneficia la società, e questa tutela deve essere collettiva, deve essere da parte della legge, deve essere da parte dello Stato, deve essere da parte delle associazioni, deve essere da parte di tutti, insomma. Perché di questo passo, come vedete, è una cosa impressionante. Ormai, come dire, non vedi più i delinquenti che si pentono, ne vedi pochi. Vedi quelli che squartano e poi vanno pure a vantarsi di averlo fatto. O comunque diventano degli eroi a loro modo. E invece dobbiamo dare il giudizio che va dato a ciò che è pervertito, a ciò che è cattivo, dare un giudizio negativo, dare un giudizio, un marchio di infamia per chi uccide. Certo ci vuole misericordia per tutti, ma però, cari amici, guai a noi se arriviamo a un tipo di società dove uccidere o non uccidere è la medesima cosa. Ma questo è il tipo di società verso il quale rischiamo di andare. Dove imperversa la violenza, la menzogna, le ruberie, le imposture, le forme di oppressione. È un dilagare unico e che non lo ferma più nessuno, cari amici, se non i cuori che si convertono, se non i cuori che resistono, se non i cuori che con fatica lottano per il bene. Bene, carissimi, questo volevo dire, voleva anche essere una denuncia nei confronti ormai dei mass media che, come niente fosse, ci danno ogni giorno una dose di delitti uno dopo l'altro. E perché lo fate? Credete di migliorare la società in questo modo? Non lo so. Fate un esame di coscienza. Bene, carissimi, questo era quello che volevo dire, e cioè che l'esempio è sempre contagioso. Facciamo sì, cari amici, che i nostri esempi siano quelli buoni che edificano e non quelli cattivi che distruggono. L'Almanacco della Fede di Padre Livio.